Bentornati da Zuccherama ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nella top 10 di oggi ho deciso di elencarvi 10 titoli Souls-like o comunque che presentano caratteristiche simili, anche perché di validi Souls-like puri, secondo me ce ne sono pochi che mi sento di consigliare. Ci tengo a precisare che ho escluso i titoli From Software perché penso che tutti, credo, abbiano toccato almeno una volta un loro videogioco, occuperebbero tutta la lista secondo me. Spero che questo video vi aiuterà a scegliere un prossimo videogioco Souls-like o comunque con questi elementi. Non è fatto per stilare una classifica vera e propria, in realtà, anche perché vanno in ordine di gradimento e alcuni nemmeno li ricordo, ad essere onesto. Quindi non è che se io preferisco un gioco all'altro significa che qualitativamente è così, è una roba soggettiva. Ad ogni modo, non voglio darvi fastidio, non mi perdo in ulteriori chiacchiere, direi di iniziare. Vi ho già parlato di Shattered, Tale of the Forgotten King, e mi pare che venne dato da Amazon Prime gratis, comunque lo ricevetti per PlayStation 5 in anteprima. Come dissi ai tempi, non è un capolavoro, ma questo indie è vincente, è riuscito ad intrattenermi, è un interessante connubio tra action e platform, caratterizzato da una conduzione artistica diversa al solito, è infatti disegnato a mano e presenta una visuale 2.5D che fonde elementi 2D e 3D alla perfezione. C'è il sistema di progressione, il classico falò, il feedback dei colpi potrebbe lasciare un minimo a desiderare, eppure sono convinto che Shattered possa regalare una buona esperienza a chi cerca un titolo con elementi da Souls ibridati al platforming. Nota di merito alla colonna sonora. Lords of the Fallen, devo dirvelo, non lo ricordo benissimo a livello tecnico, eppure posso dire che al suo tempo su PlayStation 4 mi divertì parecchio. Ora lo si trova a pochissimi euro, tipo 3 o 4 appunto quando ci sono gli sconti, quindi dategli un'occhiata. Parto col dire che, almeno secondo me, non è per nulla tosto come Souls-like, ma vi giuro che quelle atmosfere da Dark Fantasy mi sono piaciute. Non sono nemmeno il tacco della scarpa di quelle di Dark Souls, ok? Ma sono godibili. Una delle cose che si recriminava proprio a Lords of the Fallen nei tempi era quella di non aver osato oltre e essere rimasto nella comfort zone che praticamente aveva scavato Dark Souls. Il fatto di aver ammesso che è direttamente ispirato alla saga di From non ha aiutato. Una cosa che ricordo molto positivamente comunque riguarda i boss e gli scontri con essi. Non erano difficili, per carità, ma belli. Mi auguro con tutto me stesso che il nuovo capitolo della saga sia tanta roba, anche perché ammetto che mi ha reso molto curioso. Sempre dagli stessi sviluppatori di Lords of the Fallen prende vita The Surge, un altro Souls-like. Deck 13 qui ha imparato da alcuni errori del gioco precedente. Ad ogni modo il titolo non si svolge più in un'epoca fantasy con stile gotico, si passa in un mondo utopistico dove un uomo si risveglia in un mondo pieno di industrie futuristiche, fabbriche e laboratori, i quali pullulano di macchine ostili pronte ad attaccare a vista. La peculiarità di questo titolo è che permette al giocatore di studiare al meglio il nemico, in quanto possono essere attaccati su diverse parti del corpo, e se infatti ad un certo livello di danno si staccano e droppano materiali utili al protagonista. Insomma, questa componente fa sì che ci sia un pizzico di strategia, in quanto staccando un arto, oppure una parte come, non so, un lanciafiamme, potremo evitare di subire un attacco che, passatemi il termine, troviamo sbroccato, impossibile da schivare. Per quanto riguarda la conduzione artistica, non impazzisco per The Surge, ma non è niente male, lo ammetto. Non ho mai finito Remnant from the Ashes, ma devo dire che lo trovo veramente ben strutturato. Non chiedetemi nulla della storia perché non ci ho capito molto, l'importante è sapere che creature stranissime invadono il mondo, bla bla, bisogna ucciderle, appunto. Ad ogni modo, il titolo mi attirava perché c'è questa storia del è un Dark Souls ma spara tutto. Cioè proprio c'era un mio amico che mi diceva guarda che è un Dark Souls con le pistole, e quindi mi sono detto what? Non ho mai provato un gioco di questo tipo, e alla sua uscita sull'abbonamento lo scarico e gioco. Mi ha colpito, lo ammetto, è impegnativo, le armi sono tante, tuttavia è finito in una di quelle liste dei videogiochi che per mancanza di tempo devo tagliare via, dando precedenza a titoli che ritengo più importanti. Questo è uno di quei videogiochi passati troppo all'oscuro di tutto, Moonscars. Non fatevi ingannare dalla grafica. Anche se a me fa impazzire questo mondo di gioco, Moonscars è un vero e proprio gioiello. Vabbè, scusate il pippone, mi dimentico che voi, intendo la mia community, come me non giudicate un gioco dalla grafica e quindi vi amo, ma continuiamo. Moonscars è uno dei titoli in lista che ha un'anima da Souls-like, ma un corpo da Metroidvania, con atmosfere ispirate molto a Castlevania e Bloodborne. Ad ogni modo, la protagonista, nata dall'argilla, vuole scoprire come mai esiste e svelare tutti i segreti dietro la sua creazione, per questo si mette in viaggio per incontrare il suo scultore. Ragazzi, vi avverto, il Metacritic per Switch mi sembra che è 2.6 per quanto riguarda lo score del pubblico, perché
sembra che il gioco giri veramente male, tuttavia non posso confermarlo in quanto non ho provato la versione per Nintendo. Recuperato da poco nel PS Plus, Team Asia è un videogioco che mi ha colpito. Ragazzi, è sviluppato da Overborder con l'aiuto del Team 17, che ne è anche il publisher. Io non capisco come mai i titoli sviluppati o pubblicati da Team 17 mi colpiscono sempre in positivo. Basti pensare al recentissimo Killer Frequency, che per me è stata una bomba. Ad ogni modo, Team Asia è un Souls-like che vede Corvus, questo ragazzo mascherato da medico della peste, in cerca di una cura per la malattia che lo affligge. Durante questa avventura troveremo un mondo gotico, anch'esso ispirato palesemente a Bloodborne. Tuttavia, il gioco è stato elogiato molto per l'ambientazione, oltre che per il sistema di infezione, che permette a Corvus di prendere in prestito, passatemi il termine, delle armi, indebolire addirittura i nemici, e tante altre abilità con attacchi sbroccati che se buildi il protagonista in un certo modo ti sembrerà di giocare a Sekiro. O almeno questi sono stati Phil Scouto. Ho già parlato di Grime in un video sui videogiochi sconosciuti che consiglio. Il titolo parla di un essere mistico che è in grado di distruggere ciò che assorbe con la testa in un istante. Vabbè, non mi soffermo sulla storia perché è complessa. Comunque, il mondo è creato da zero, cioè la storia, diciamo tutto il contesto proprio, con cose che personalmente ho trovato enigmatiche ma mai viste prima. Inoltre è uscito anche un DLC gratuito da poco, che amplia l'esperienza di gioco. Tornando al gameplay, ragazzi, è quello di un Metroidvania misto a un Souls, proprio come Moonscars in un certo senso, ma con una cosa sbroccata. Il parry. Il gioco ti premia di brutto se riesci a parriare con il buco nero che il personaggio ha in testa. Egli infatti si piegherà ad assorbire il nemico e alle volte lo shotterà. Tranquilli, non è un'abilità che rompe il gioco in quanto è bilanciata. A livello di game e level design questo titolo dà una pista a molti del genere. Fidatevi. Comunque, se avete già giocato titoli di questo tipo, dovreste provarlo per forza questo. Star Wars Jedi Fallen Order mi è piaciuto moltissimo, lo piazzo sul gradino più basso del podio. Cal Kestis è un personaggio carismatico e si sposa perfettamente con quello che sta accadendo nel mondo di Star Wars nel videogioco. Palpatine vuole fare infatti fuori tutti i Jedi e il nostro pel di carota è l'unico rimasto dell'ordine 66. Cal, quindi, per tutto il gioco fugge dall'impero e cercherà di ricostruire l'ordine Jedi. Allora, lo so che state pensando, non è un Souls-like. E invece sì, ragazzi, le componenti ci sono, se poi lo si va a giocare in facile è normale che si senta di meno e sembra un semplicissimo action. Jedi Fallen Order tuttavia è stato per me un bellissimo gioco, non ho ancora toccato Jedi Survivor per mancanza di tempo e spero di recuperare. Quest'anno, ragazzi, sto riempendo il backlog per causa di tempo, cose che mi stanno accadendo, non tutte negative, anzi la maggior parte sono positive per fortuna. Cercherò comunque di recuperarli prima della fine del 2023, anche perché stilerò la famosa top e flop 10. Wolong Fallen Dynasty è un altro Souls-like, o almeno me lo hanno descritto come tale, che devo recuperare anche perché è uscito quest'anno. Ah, piccola cosa che volevo aggiungere su Star Wars, non su Fallen Order. Io apprezzo e stimo questo brand. Ho visto i primi 6 film, gli altri non ancora, e tanti mi dicono non farlo. Tuttavia non sono un fan, e vedere quanto mi ha preso Jedi Fallen Order mi fa capire come mai molti amino la saga La Follia. Ha un fascino unico. Medaglia d'argento per Hollow Knight, ragazzi. Ma, perché c'è un ma, l'ho scelto perché è quello di rilievo nel suo genere per quanto mi riguarda. Lasciamo perdere la narrativa silenziosa, il backtracking, le caratteristiche dei Souls e il level design dei Metroidvania. Questo gioco è, secondo me, il massimo a livello qualitativo per questa tipologia di giochi con l'anima dei Souls. Tuttavia voglio citare anche titoli come Blasphemous, Bloodstained, Aeterna Noctis, che tra l'altro me avete consigliato voi, titoli praticamente dello stesso genere, caratterizzati tutti da una conduzione artistica fenomenale. Quindi in questa seconda posizione non prendete solo Hollow Knight. Lui l'ho messo perché voglio mettere qualcuno nel titolo, ma metteteceli tutti, ragazzi, questi che ho nominato. Mi spiace aver messo Hollow Knight secondo e sto parlando di tutti questi giochi in generale. In fondo credo che chiunque lo conosca e che quindi si può evitare di descriverlo per la centesima volta, lo sentite dire in un video, bla bla bla. Finisco con il dire che Hollow Knight ha steso un tappeto rosso per altri titoli di questo genere. Nioh si trova in cima alla classifica. Fino all'ultimo ho pensato di tagliarlo fuori in quanto egli punta più sull'action hardcore. Tuttavia le componenti base di un Souls le ha. Scusate se la trama non la ricordo, ma non ci posso fare nulla, l'ho giocato mi sembra l'anno scorso con Rotungs, ma solo perché volevamo goderci qualcosa assieme su Discord la sera e quindi l'abbiamo fatto. Comunque Team Ninja caccia fuori dei boss molto, molto belli, ma allo stesso tempo punitivi e imprevedibili. Non so se l'avete giocato, ma Nioh non è
uguale a un gioco From per certi punti di vista, ha un ritmo completamente diverso per quanto mi riguarda. Ha dei difetti, come tutti gli altri titoli in classifica, però è quello che ho preferito di più per il suo stile artistico, e poi ragazzi, ve lo dico proprio direttamente, sono un Giappofag. Grazie per la vostra importantissima visualizzazione.